Suo fratello ha vissuto a Cinisi in un contesto sociale e culturale che ha cercato di rimuovere, abbattere e sconfiggere con la forza di un ideale. Ritiene che al giorno d'oggi ci possa essere qualcuno che possa lottare con gli stessi ideali o con gli ideali e che soprattutto abbia ancora degli ideali per cui combattere? Io ideali ce ne sono pochi, io mi auguro che possano ritornare, però io penso che ancora oggi ci sono persone, guardate, non è che c'era solo per più in passato, oggi non c'è più nessuno, assolutamente no, oggi ci sono persone che coraggiosamente sono molto impegnati nella lotta contro la mafia. Ci sono tanti giornalisti, cioè non tanti, diversi giornalisti, che qualcuno è anche in pericolo, l'abbiamo visto in questi giorni. Guardate, e questa è gente che, voglio dire, la possiamo anche considerare con una storia completamente diversa, ma sono tutte persone che hanno avuto il coraggio pure di Peppino, ripeto, con una storia diversa. Abbiamo alcuni imprenditori pure, che hanno chiaramente, che loro coraggiosamente hanno denunciato i propri estortori, solo che alcune informazioni poi subito passano e non ci si ritorna più. Io ho parlato di giornalisti, vedete che ci sono molti sacerdoti impegnati in prima fila, cioè nel sociale, nella battaglia contro la mafia, ce ne sono diversi. E questi secondo me hanno il coraggio di Peppino e forse hanno pure qualche ideale. Il problema è che purtroppo molte cose non passano, tutto si ci... A volte vedete, io mi sento preso in giro, oppure ci sono delle esagerazioni. C'è stato un periodo che tutto si concentrava sul bel tenebroso, che era Saviano, no? Come se ci fosse solo Saviano, grande rispetto per lui, però io, la mia impressione era che tutto si offuscava su un'immagine mediatica fine a se stessa per poi non parlare di tutto il resto. Mi spiego? Oggi ci sono gente coraggiosa, grazie a Peppino in passato, a Falcone, a Borsellino e a tanti e a tantissimi. Io vi voglio fare un esempio che ho scritto nel libro Oggi ai 100 passi, non voglio fare pubblicità al libro. Però il lavoro che noi abbiamo fatto con le idee di Peppino è stato produttivo, perché io vi racconto questo breve episodio di un ragazzo che tantissimi anni fa, quasi 20 anni fa, nella sua cittadina, che era Porto Sant'Elpidio, organizza un'iniziativa come questa, la mattina, poi la sera c'è praticamente un dibattito pubblico. Cioè, questo ragazzo viene travolto, sconvolto dalla storia di Peppino, in senso positivo. Cioè, ho visto il film, poi io ho fatto un intervento, ho parlato, ho approfondito tantissimo, fino al punto che lui, la sera, prima di chiudere l'iniziativa, lui dice: io non voglio fare l'imprenditore, perché era una famiglia benestante, io l'imprenditore lo faccio fare a mia sorella. Io, dopo aver conosciuto la storia di Peppino, dopo aver conosciuto queste ingiustizie, voglio dare il mio contributo, io voglio fare il giudice. Io pensavo a una promessa così campata in aria, senza offesa per i giovani, però a volte i giovani promettono, poi magari cambiano idea, pensano di fare qualche altra cosa, invece lui no, continua, va avanti, studia, si iscrive in giurisprudenza, frequenta Casa Memoria, fa amicizia con i volontari, va al centro impastato, si fornisce dei libri, documenti, fino a che poi, dopo che si laurea, fa il corso di magistratura. E già la cosa mi è sembrava seria. Dopo 3 anni di corso di magistratura, lui diventa giudice, mantiene quella parola. Il suo primo impatto è stato alla Procura della Repubblica di Milano. In questo momento si trova come sostituto procuratore a Catania, dove ha in mano le ultime inchieste importanti e molto rischiose. Un benestante che sceglie di fare qualcosa di diverso. Sicuramente grazie a Peppino, non soltanto grazie a Peppino, però vedi, ancora oggi, forse con le idee, con il coraggio di Peppino, o di Falcone, o di Borsellino, o di Pio La Torre, questi giorni ricorre l'anniversario di Pio La Torre. Pio La Torre era come Peppino, ecco l'idealismo che dice tu poco fa. Pio La Torre era comunista, cioè Peppino era comunista pure.
Ecco, voglio dire, ci siamo capiti. Oggi non ci sono molti idealisti, però possiamo dire che qualcuno c'è, qualcuno, ce ne sono diversi impegnati in questo senso. E questo ragazzo si chiama Fabio Regolo, perché io non nascondo nulla, l'ho scritto nel libro, oltre 100 passi, e l'ho trovato in tutte le librerie, no? E dell'APM Mondadori. Cioè, voglio dire, ragazzi, non mitizziamo, perché oggi ci sono persone che veramente hanno avuto tanto coraggio in questo contesto e in questa società. Ce ne sono tantissimi. Il problema è che non hanno voce. Mi spiego? Il problema è uno, che meriterebbero molto più sostegno, molta più visibilità, quello che non avviene. Perché bisogna costruire il mito, che poi il mito deve offuscare tutto. Io non è che per ora sto parlando, io Saviano è un amico mio, io lo stimo a Saviano, però purtroppo dietro di lui c'è stato questo, diciamo, ingranaggio mediatico proprio per questo motivo, perché lui alcune cose belle le ha scritte, no? E non possiamo negarlo, però quando scatta questo meccanismo mediatico si offusca tutto. E io non mi sottoporrei mai a una cosa del genere. Ti ringrazio.